Seconda tappa per Voci Scomode nell'Aula Magna del Campus Luigi Einaudi di Torino. Un'iniziativa targata Caffè dei Giornalisti in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino e Maison des Journalistes. Gli studenti dell'Università hanno incontrato due giornalisti rifugiati della Maison des Journalistes di Parigi, che ha colto così l'occasione per lanciare il progetto Presse 19 a Torino. Allora, noi abbiamo promosso questo progetto con la Maison des Journalistes. Questo progetto si chiama Presse 19 ed è proprio rivolto ai giovani, per cui anche noi, come partner anche l'Università, la Maison des Journalistes, l'abbiamo promosso e stiamo cercando di passare questi messaggi. Si parla di esilio, si parla di libertà di stampa, si parla di buon giornalismo. Alors Presse 19 c'est un programme de sensibilisation qui s'inscrit dans l'éducation aux médias mais c'est un programme qui s'inscrit aussi dans la communication interculturelle parce que les journalistes qui viennent rencontrer les jeunes européens sont des journalistes d'autres cultures qui viennent de différents pays du monde, mais c'est surtout un programme de sensibilisation sur la liberté de la presse, sur le risque que prennent les journalistes pour nous informer. Quando attacca i poteri forti, il giornalista rischia, che sia in Italia o in Cecenia o in Azerbaigian o altrove nel mondo. È importante ricordare che certe libertà non sono scontate. Qual è l'importanza di avere una libertà di stampa? È assolutamente fondamentale, perché è proprio quello che caratterizza di più i paesi che si definiscono liberali e democratici. È una condizione fondamentale per la vita di quel paese e molto spesso i giornalisti sono proprio un po' il metro di quello che è la situazione in un paese. Descrivono condizioni di censura, di regime, e quindi la libertà di stampa diventa fondamentale. La liberté de presse, pour moi, c'est beaucoup de choses. Et par rapport, ça n'existe pas, par exemple, dans mon pays, en Azerbaïdjan. Liberté de presse, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on écrit, c'est écrire la vérité, dire de la vérité. Et on montre qu'est-ce que ça passe exactement, où il n'y a pas d'autocensure. Voilà, on peut dire beaucoup de choses sur la liberté de presse. Questa liaison, come l'avete detto voi, o partenariato un po' più noiosamente, scusateci, ma è un'ottima occasione. Noi abbiamo siglato come dipartimento e come corso di laurea un accordo che vuole sviluppare, adesso è diciamo che è la prova pilota di questa iniziativa, ma vogliamo sviluppare negli anni diverse iniziative che riguardano appunto la sensibilizzazione sulle voci scomode, sul giornalismo d'inchiesta, sulla libertà di stampa e di informazione. Per cui per noi significa avere nel nostro pacchetto, nella nostra offerta formativa, un argomento importante e dei soggetti con cui, come dire, svilupparlo. Quindi dal nostro punto di vista non può che essere una ricchezza. Allora, con la Maison des Journalistes noi abbiamo uno storico, tra virgolette, partenariato, per cui è già il secondo evento che portiamo e sicuramente l'anno prossimo ci sarà un nuovo evento. Ci sono già alcune idee che, insomma, di cui abbiamo parlato, sarà rivolta ai giovani e non solo, però chiaramente, insomma, più giovani arrivano e più questo messaggio viene colto e più siamo contenti. Music.